Ragazzi, benvenuti, sono Mete Mars e siamo qui sulla carriera di FIFA con il nostro bellissimo Crotone. Allora, oggi abbiamo la webcam con un pochino più scura, spero non vi dispiaccia. Oggi cosa dobbiamo fare? Allora, oggi dobbiamo fare la nostra partitella col Chiavari, che non dovrebbe essere difficilissima. E poi vediamo un po' che cosa abbiamo nel calendario. Abbiamo il Chiavari e poi l'Empoli, quindi l'Empoli sarà impegnativa. Vediamo oggi se riusciamo a farne due di partita, ok? Quindi partiamo subito. Vi ricordo ragazzi che questa modalità è la modalità carriera GDR, ovvero con gli imprevisti che ho aggiunto manualmente, ok? Imprevisti, vi ricordo che si attiveranno ogni lamentela o interazione con un giocatore diciamo negativa, ogni acquisto, ogni vendita e ogni offerta praticamente. Allora, noi andiamo a fare la nostra bella partita con Chiavari subito. Macchiniamo partite. Ovviamente con me Stefano Nava. Vai. Andiamo. Sfida che si pronuncia davvero combattuta. Sarà una gara spettacolare, almeno questo pensa Stefano. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparati i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalare. Vai, tranquillo, no, fai subito gol, senza problemi. Difesa, grande. Allora, che mi devo riprendere un attimino, che è un po' che sono a secco, è una settimanella che sono a secco. 4-4-2 per loro oggi con i centrali. Arbitro, però. Per supportare le punte. Il tecnico non vuole limitarsi a una partita di contenimento, ma vuole. Vai, Chiavari pedala però, gioco per non farsi schiacciare dietro. Vieni. Crotone è già stanco. Dopo i primi 5 secondi di partita, già mister. Ci mandi già a casa. Si presenta in campo quest'oggi. Abbiamo già anche il trequartista che dovrebbe agire alle spalle delle due punte. Subito! Greenwood! Perché dormi? Chissà che non la risolva proprio lui con una. Padellini, dammi la mano, leva il pallone. E via. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. Prega, vai, che è meglio. Sì, comunque ragazzi, la difesa va migliorata perché si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente. Siamo veramente. Cazzo, non si passa. Guardalo. Grande reattività del portiere. Subito. Freghiamoli in contropiede. E Greenwood, ma sei lento come una patata lessa, Greenwood. Ti do un pallone al volo, ci metti un quarto d'ora a stopparla. Gomez è molto più veloce. Mazzotta. Si affidano una fitta rete di passaggi. Dai. Intervento fondamentale. Che ha tirato? Ha tirato il difensore, ha avuto pietà. Ha detto tiro io per voi, ma che per le schife. L'errore, Saka, non è nel farti giocare, l'errore è nell'averti comprato proprio. Bravo Gomez, che Gomez! Attacco, difesa. Io Gomez ti voglio portare in Serie E. Il Crotone. F, no, F proprio. È fuori. Oh, scherzo, come ti porto in Serie A e ti comporti bene. Bravo, perché ha appoggiato tutto te. Tano. Gentile, bravo. Attenzione perché è pericoloso. Bravo, sdraiati, prendi il sole. Lascia partire il tiro. Madonna. Bravo. Buono il tackle. Buono il tackle.
E dai, Saka! Me lo levate dalle scatole, Saka! Madonna, che ha sbagliato, un centimetro. Cioè, era dentro, ha fatto il colpo di testa, era dentro la porta, già, ha sbagliato. Vai Saka, vai Mazzotta, chi è Saka? Porca boia, ma che capezza il parrocchino al portiere per pigliare sto pallone. Per me era gol questo, ragazzi. Dai, Saka, per l'amor di Dio. Anzi, abbiamo subito tutto il tempo. Dai, ragazzi, forza. Calma e aggressività. Bella pallì. Oh! Ma sei un po' anche un po' stronzo oltretutto, Nizzetto. Rischio infortunio qua. Cioè pure il capitano. Giusto l'intervento dell'arbitro, è entrato in ritardo senza Andiamo provocare bene. cattiveria, ma ostacolando comunque irregolarmente il proprio avversario. Pallone invitante. Un peccato per lui che è scattato proprio in anticipo, l'arbitro lo ha fermato per offside. Non è che c'è tante chance. Guardalo! Oh! L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Ragazzi, ma è già andata a giocare a rugby. Ma da lavori, poi spara la famiglia pure. Capito? Guarda di nuovo a terra, guardalo! E l'arbitro fa finta di niente. Perché c'era rigore, mannaggia. Guarda, e vibra, il joystick vibra. Da mezz'ora vibra. Che è stato? Biascilo, bravo Biascilo. Senza neanche far fallo. Minchia, comunque picchiano questi. E non ce la faccio a... Buono, 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 buono. Ce l'è lì! Non il tocco, imbecille! No, ne ha perché il tacco mongoloide devi fare? Guarda, guarda, guarda! Sempre a terra, sempre tutti a terra. Arbitro, chiama un fallo ogni 20. Può ricevere una posizione interessante. Li faccio impazzire. Buona posizione. Lascia partire il tiro. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito. Che era venuto fuori. Che lì ha toccato la traversa, ragazzi. Allora, ragazzi, Spogli Marrone, Goebbels, Vido. Dai, che tanto anche Goebbels è invisibile. Bisogna prendere un attaccante incisivo, ragazzi, perché si può sempre sperare in Gomez. Poli. Pallone che ha superato la linea laterale. Gomez. Di nuovo, di nuovo. Beh, oh, un tacco fatto bene. Pallone invitante. Portiere che risponde presente e salva la propria porta con l'intervento di ordinaria amministrazione. Posizione ideale. Può colpire da lì. Prova a calciare. Ah sì! Beh, ciao! Che cazzo era? Mastica amaro qui il tecnico per l'occasione di poco fa. Ma che tirata, Webber? Porca boia, sempre l'ultima azione. No. Oh, ragazzi!
più loro di essere in vantaggio, adesso dovranno reagire. Hanno tirato di più in porta, è vero, ma gli è mancato il gol, che è quello che conta. E non è un particolare da trascurare, dovranno rimboccarsi le maniche ora. Sì, al 90esimo mi rimbocco il Bucherer. Dai zitto, non lo voglio sapere. Guarda, è spallata. E danno di spallata. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Poi una stronca di un par di gambe. Finita. Finisce la gara, tutti negli spogliatoi. Che inchiappettata, raga. Come abbiamo perso male. Posto cornuto, eppure te sei cornuto. Ti hai fatto un tiro che manco la NASA l'ha visto. Allora, la squadra Ueda si è interessata per acquistare Salvatore Molina per 390.000 milioni di dollari. Bla bla bla. Molina chi è? Ma Molina l'avevo già venduto. Molina si è tornato dall'oltretomba. Allora ragazzi, per Molina andiamo alle offerte. Ragazzi, come vi dicevo, la modalità GDR si applica anche quando si fanno un'offerta, offerte ricevute. Quindi attiviamo la nostra bella ruota. Allora ragazzi, 24, andiamo a vedere. 24, spara un cifrone. Eccoci qua, quindi spariamo un cifrone, già capito dove andiamo. Quindi su 300 un cifrone potrebbe essere 600. È un cifrone, è il doppio. Se non c'era l'imprevisto, io magari facevo 400. A 3,90 noi offriamo il doppio, allora 800. Vamo? Guarda quanto sono bellino, cifrone 800. Guarda che succede? Ciao! Ah no! Ah ok, pensavo se ne andasse, ok. Quindi noi il cifrone l'abbiamo sparato, lui non se n'è andato, quindi adesso possiamo contattare normalmente. Il rischio era che lui non accettava e se ne andava. Ok. Quindi lui dobbiamo fare 4,50. Niente. 400. Va bene, io vorrei che se andasse. Andiamo a giocare con l'Empoli, su, perché Dio ce la mandi buona, perché brutta ce l'hai già mandata. Io volevo fare l'entra con l'Empoli, una mossica tattica, dai che so carico, stando pronto Webbels, su. Si gioca tra Crotone ed Empoli. Tre punti in palio per questa sfida. Bravo Webbels, ti hai fatto subito vedere che pasta sei. Migliore per andare a caccia della vittoria. Avrebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Vai, che scottino però. No, cazzo, Webbels! Che è successo? Oh, lui o è in fuorigioco o perde il pallone o tira sulla luna. Sono le tre qualità d'oro di Webbels. Vai! È tua! No! Ma perché tutte le volte il palo, maledetto, tutte le volte è una maledizione.
Ma era a porta vuota. Gazzola. Stulaz. Pallone recuperato senza problemi qui. Sacca, bravo Sacca. La Madonna. L'ultima trasferta è stato un semplice passaggio vuoto, se c'è dell'altro. Hanno perso per 1-0 nonostante una buona prestazione. Per questo credo che pareggio sia ovviamente alla portata. Che è? Sti tacchi, io ve li taglio i tacchi, ragazzi. Vi manda a giocare con le ciabatte. Me la levano. Stai zitto, maledetto. Tutte le volte che parli me la levano. Può correre lungo la fascia. È in buona posizione. Dezzi. Guarda che gol di. Guarda che gol di merda, di merda, questo è un gol di merda. Pier, l'avresti probabilmente messa anche tu da lì, eh? Qui la lettura del difensore. Vai, su Gomez. Può ricevere una posizione interessante. Occasione importante per pareggiare. Ma come si fa a fare? Ma come cacchio tiri? Stavo per farti la stessa domanda, sai Pier? Devo ma essere più lungo. Tiro di là e il pallone va. Ma che. No ragazzi, non ci siamo, non ci siamo, ma che avete fatto? Empoli che ha chiuso il primo tempo in vantaggio, vedremo cosa ci regalerà la ripresa. Stulaz intercetta bene il passaggio e non era facile. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. C'è campo per la ripartenza. Su. Vai Gomez, vai Gomez. Gomez. Hanno trovato il gol. Sì. Micidiale. Lo sentivo, guarda, l'ha presa Gomez e lo sentivo. Niente da fare per il portiere. E Gomez, sì. Micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere. E non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Ma se parava pure questa. Insomma, via. Grande Gomez. Dai che la sfanghiamo. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Tutto da rifare, video, intanto video, Gomez ha preso fiducia. La doppietta, sento la doppietta di Gomez. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Dai, guarda che zozzo! Lungo la corsia, pallone invitante, si alza al centro, palla che viene. Sì, ripassi là, vai tranquillo. Guarda che giochi in quell'altra squadra, non giochi con i bianchi. È pronta la sostituzione. Dai, si comincia tutto di prima. Mette in mezzo con questo pallone. Interviene bene e spazza. Bravo, bravo, Benali. Mi muore anche penale, è finita però. Prova. Occhio alla deviazione, e voilà! E voilà! E t'ho detto la dovevamo fare, cioè noi giocano così la dovevamo fare, c'è cazzo! Stefano, questo gol è il giusto premio per quanto hanno fatto vedere finora. Devono continuare così. Guai a mollare la concentrazione già adesso. Ragazzi, tutti fermi, andiamo in avanti. Vido. Sì, vabbè, Vido. Io ragazzi dorme, peggio del bradipo. Che fa? Questo perde il pallone da solo. Che cacchio. Corri! Su! Ma perché non gli vado a fare un gol? Da solo davanti alla porta. Qual è il problema? Per la squadra di gestire il risultato. Oh. Subito, subito! Possono trovare il gol del pari, attenzione! Non va quell'occasione! Era davvero una grande opportunità! Cazzo però Gomez, cazzo! Oh, guarda che ha sbagliato questo! Pallone invitante! Ecco il tiro! Dai! Ma che cazzo, perché l'ha passata al portiere? Ma no ragazzi, però non ci siamo. Una parata vale come un gol. Mancuso.
match che finisce qui. Match da schifo, da schifo, ragazzi. Vabbè ragazzi, comunque ragazzi, ne abbiamo perse 2 su 4 sono veramente, secondo me, tante, però ci alleneremo e prima o poi anche i pulcini verranno fuori, speriamo, perché siamo veramente messi male. Vedremo a questo punto se andarci a prendere il famoso Urzi, però non ci abbiamo i soldi, non si può prendere Urzi purtroppo, e il problema è sempre quello: se non c'è la Nutella non puoi far merenda, capite? Noi ci vediamo la prossima volta e parla a tutti ragazzi, ciao!